Ciao ragazze, ciao ragazzi, finalmente il tanto atteso video sui miei regali di Natale. Come sempre nel background c'è Gatto Denver, ormai non può mancare Gatto Denver nel background, tant'è che mi sono spostata per fargli un po' di spazio perché non volevo coprire la vera star di questo canale, diciamoci la verità. Comunque oggi appunto è la volta del video sui miei regali di Natale, quindi siccome abbiamo appena aperto i regali di Natale e tipo oggi è il 5 gennaio e noi abbiamo aperto i regali di Natale oggi, perché sostanzialmente non eravamo in casa, tra Cortina, poi Amsterdam, Alkmaar, non siamo riusciti, quindi io ho letteralmente aperto tipo un'ora fa questi regali e quindi per me è come se fosse il 25 di dicembre e io ve li facessi vedere subito dopo averli aperti. Quindi iniziamo con questo. Allora, se questo in realtà è un calendario dell'avvento e se mi seguite nei vlog sapete di che cosa si tratta. Questo è il calendario dell'avvento di NYX ed io ovviamente ho già aperto tutte le caselle e ci sono 24 mini size di prodotti labbra, alcuni sono matte, altri sono gloss, altri sono i lingerie, poi ci sono i liquid suede, ci sono i rossetti matte, i rossetti normali, insomma un sacco di prodotti ed ho aspettato di filmare questo video per farveli vedere, adesso li tirerò fuori dalle caselle, ma secondo me era carino farvi vedere proprio il calendario in sé. Poi altro regalo, questo in realtà non è un regalo di Natale, non ha a che fare con le festività, ma mi è arrivato praticamente pochi giorni prima di Natale, quindi lo inserisco in questo video ed è un regalo di Urban Decay. C'è la nuova palette che si chiama, come i miei eyeliner in glitter preferiti, la Heavy Metals. Il packaging è bellissimo, super luccicante, scusate se vi ho accecato, e devo capire come aprirla. Ok, wow, non so se rendo, ma è speciale. Mi piace tantissimo il fatto che abbiano messo gli ombretti ai lati, che al centro ci sia uno specchio, così è molto molto semplice secondo me truccarsi. Sono uno più bello dell'altro, alcuni sono glitterati, altri sono shimmer, in realtà ecco questo è il verso giusto, alcuni sono glitterati, altri sono shimmer, quindi ci sono due finish diversi. Bellissimi colori, da questo lato un pochino più naturali, dall'altro un pochino più pazzi. Altra cosa che abbiamo ricevuto sia io che Tomash, e qui credo che questo sacchetto natalizio, qui credo che tutti abbiano ricevuto la stessa identica cosa, cioè un sacco di cioccolatini. E arriviamo prima scatola di cioccolatini, che vi faccio, oh mio Dio, si sono tutti rovesciati. Comunque, my god, comunque che profumo, sapete che vi dico, mangiamone uno, perché no, proviamo questo con la carta bianca. Penso sia la prima volta che azzecco un cioccolatino, di solito prendo sempre quelli del liquore al caffè che non mi piacciono, questo invece deve avere la mousse al cioccolato all'interno, è buonissimo, mio Dio. Altra scatola di cioccolatini. Questi Lindt, molto interessanti anche questi, e non credo che dureranno a lungo. E poi, che tra me e Tomas, veramente. E poi, altra scatola di cioccolatini. Che cosa vi devo dire? Il primo piano è già passato sotto le grinfie di Tomas, infatti ha lasciato solo quelli fondenti. Ma poi, sotto, c'è un altro piano. Oh, non ci posso credere, lui ha aperto. È andato a prendere solo quelli al cioccolato bianco e al latte, poi ha lasciato caffè e tutte le altre schifezze su entrambi i piani, grazie. Cioè, questo non l'avevo notato. Ora, mentre sto ancora masticando il cioccolatino, vi faccio vedere una cosina. Di solito aspetto sempre la fine per farvi vedere gli acquisti e i regali più succulenti, invece stavolta li spargerò un po' in tutto il video. Arriviamo a questo. Allora, dovete sapere che Franz Kraller, questo negozio, è un negozio a Cortina che vende un sacco di brand fantastici, vende Valentino, vende Balenciaga, vende Celine, vende Saint Laurent, vende Gucci e un sacco di altri marchi che insomma a me piacciono, lo sapete. E questo è stato uno dei primi autoregali che mi sono fatta, questo è un mio autoregalo. E questa è una felpa di Balmain.
Ebbene sì, è nera, quindi molto versatile in realtà. Ho intenzione di metterla dopodomani per partire, per andare alle Maldive, perché in aereo voglio sempre stare comodissima. E oh mio Dio, sono pallidissimissimissima. Che cosa è successo? Ok, ho abbassato un po' la luminosità sulla videocamera, non so cosa era successo. Comunque è molto semplice, ma c'è il classico logo Balmain di questo bellissimo dorato luccicante. Amo, amo. Poi abbiamo due super super regali, e questi sono i regali di Demelza e Vic. E devo farvi vedere queste due cose assieme perché possiate apprezzare. Ta-da! Allora, voi lo sapete che io amo il marchio Blonde Amsterdam, ok? Adoro, adoro, adoro. E loro mi hanno regalato, anzi ci hanno regalato, perché la sposina ovviamente è per me, mentre lo sposo è per Tomas, e ci assomigliano anche, voglio dire. E sono due tazze bellissime. All'interno c'è scritto anche Kiss Love, e in quella di Tomas ci sono le fedi disegnate, e sono appunto tazze, le tazze per gli sposini, quindi la sposa ha I do, c'è scritto lo voglio, c'è la torta, un vestito, e poi le fedi, you love me, e i piccioncini. Ah, sono bellissime, sono bellissime. La mia colazione, tazze, si parla di tazze, colazione. La mia collezione di The Blonde, di Blonde Amsterdam, non The Blonde, Blonde Amsterdam. La mia collezione di Blonde Amsterdam si fa sempre più grande, e io sono troppo contenta perché amo troppo questo stile, cioè si sarà capito ormai. Poi c'è un altro autoregalo che mi sono fatta, anche questo di Franz Kraler, quindi potete immaginare che si tratta di un brand molto interessante. Ovviamente ogni volta che io mi compro, allora, quando per il mio compleanno o per Natale o per qualsiasi altra festività io mi faccio un altro regalo, un autoregalo, ma anche se non è una festività, sinceramente, io chiedo sempre il pacchetto regalo. Quindi questi sono tutti impacchettati con fiocchetti, fiocchi, fiocchetti, perché io ho la fissa e chiedo sempre un regalo, anche se me lo faccio da sola, voglio sempre il pacchetto regalo. E questa, ta-dan, alcune di voi già l'avranno riconosciuta, ed è la mitica, mitica t-shirt di Saint Laurent. È iconica, ci sono disegnate appunto le labbra con la sigaretta e la X sopra. Comunque è una t-shirt che io cercavo da un sacco di tempo. Devo dirvi che questa è una extra small, che è sinceramente molto grande. In realtà avrei peso la small o la media, ma non avevano più la taglia, quindi mi sono detta, boh, lasciamo stare per scrupolo. L'ho provata e tipo non so come, ma la extra small mi sta larga. Evidentemente queste maglie, queste t-shirt sono fatte proprio per essere, per stare molto molto comode, e per questo che ho potuto prendere anche la extra small. Poi altro regalino, anche qui c'è ancora la carta e c'è scritto, non so se si riesce a vedere, Tomas e Nicole. E infatti, peccato che non abbia preso anche quella di Tomas da farvi vedere, ma insomma la vedrete magari in qualche vlog. E questa è una figata pazzesca perché è un'agenda, ma non è un'agenda comunissima e semplicissima. È un'agenda con il mio nome e cognome stampati sopra. Peccato che non ci abbiano stampato anche Spazzapan, perché mi piace avere anche il cognome di Tomas, ma magari lo farò fare. Però è rosa e c'è il mio nome, quindi io amo le cose personalizzate, voi lo sapete. Io tipo appena, cioè non so perché, ma potrebbero darmi un qualsiasi oggetto stupido, se c'è il mio nome lo compro. Evidentemente per questo che la Coca-Cola e un sacco di altri brand hanno messo i nomi sui prodotti, perché evidentemente la gente è più invogliata a comprare, e purtroppo anch'io lo so, ammettiamolo. Poi ci sono, allora, altro super regalo che mi è arrivato ed è proprio dedicato al Natale, è di Givenchy. Io sono sempre molto felice quando mi arrivano i pacchi Givenchy. Credo di avervi fatto già vedere l'interno di questo pacco in un... no, su Stories, ma oggi voglio rifarvelo vedere, sto preparando per farvi vedere, perché quando l'ho aperto la prima volta era così, sì, con tutti i gingilli colorati, le decorazioni per l'albero, bianchi da una parte e neri dall'altra, che sono i colori simbolo di Givenchy. E all'interno qui, questo barattolo al centro, ci sono tutte queste lucine che sono bellissime. Oh, oggi mi sono dimenticata di accendere le luci sulla mia specchiera, ma ci sono queste e fanno tanto magia. Io amo il Natale, quanto mi dispiace che sia già passato. Comunque, facciamoci forza di questi bellissimi prodotti, Nicole.
all'interno ci sono, nonostante i tre barattolini, ci sono anche un sacco di prodotti riconosciuti. Vediamoli assieme perché li ho visti molto in velocità e li ho lasciati tutti qua appunto per filmare questo video. Il primo prodotto è la Healthy Glow Powder. Wow! Ed è una polvere per il viso. È opaca ma ha un effetto leggermente shiny, quindi ha un effetto leggermente, non voglio dire lucido, ha un effetto leggermente perlato. Sono molto curiosa di utilizzare questa cipria, ne utilizzavo un'altra di Givenchy, non mi ricordo il nome, era però un po' più perlata di questa, mi trovavo molto molto bene. Mi piace in inverno indossare ciprie o comunque prodotti tipo blush eccetera che hanno un minimo di perlescenza, non di glitter ma di perlescenza, perché altrimenti la mia pelle con il freddo eccetera, con i prodotti opacizzanti che uso, diventa davvero molto matte e un po' grigia. Ok, poi c'è il Prisme Quatre. Ah, Givenchy, perché non metti anche i nomi in inglese? Io non so pronunciarli. Ed è, immagino, una palette a quattro colori. Sì, ebbene sì. Wow, oh mio Dio, quanto è bello questo blu glitterato. È stupendo. Oh, Umberto Derber si fa la doccia di nuovo. È stupendo, è stupendo. Poi ce n'è un'altra, tra l'altro, di palette. Questa è la numero 3. Questi sono tutti super metallici, rosa, viola, un marroncino bronzato e questo azzurro. Oh my god, sono bellissimi. Visto che mi hanno spedito due palette, forse quasi quasi una la terrò da parte per regalarla a voi in un giveaway. Seguitemi sempre su Instagram, trovate il link qua sotto sia nel box informazioni che nel primo commento. E seguitemi su Instagram perché ho sempre un sacco di giveaway attivi, ce n'è uno attivo anche in questo momento e regalo sempre un sacco di prodotti. Quindi seguitemi su Instagram così quando lancio un giveaway non ve lo perdo. Poi ci sono, c'è il Noir Couture Volume. Questo, aiuto, se non distruggo tutto prima. Questo è uno dei miei mascara preferiti di sempre. Poi ci sono ancora due prodotti. C'è un rossetto. Packaging, lo conosciamo bene ormai. Impegnativo ma molto figo questo colore. Ed è un rosso scuro. Figo, figo. È assolutamente da indossare questa stagione, eh. Assolutamente per la stagione fredda. E poi che cosa c'è ancora? C'è un Magic Kohl, un eyeliner pencil, ed è un eyeliner colore blu. Ah, molto in linea con la collezione. C'è questo blu metallizzato, glitterato. Credo che questo sia tutto, sì. Wow, wow. E Gatto Denver si sta facendo di nuovo il video. Io non ci posso credere. Quando io mi metto a filmare, Gatto Denver si fa il video. Comunque, a parte questo, altra cosa che non vi ho fatto vedere, tra l'immensa montagna di cioccolata, tra l'altro mi sono mangiato un altro cioccolatino nel frattempo, se aspettate la videocamera l'ho messa in carica e mi sono mangiato un altro cioccolatino o due, e aveva il caramello uno, comunque. Poi ci hanno regalato anche questo orsetto Lindt, che è molto carino, poi si può tenere come bracciale questo suo collarino con questo cuoricino, quindi sì, assolutamente altro cioccolato e vai. C'è questo bellissimo, bellissimo pacchetto che avete visto in uno dei vlog, però non avete visto che cosa c'era all'interno, perché ho aperto anch'io questo pacchetto tipo appunto un'ora fa. E all'interno, a parte che notare la meravigliosità, ho coniato un nuovo nome, un nuovo termine, la meravigliosità di questo pacchetto, perché non solo è rosa ma è anche glitterato, quindi non può esistere cosa più figa. Devo dire davvero questo vince su tutti gli altri pacchi. E all'interno ci sono un sacco di prodotti, credo sia la collezione, questo è di Diego Dalla Palma ed era appunto un'edizione speciale per le feste e questa è la collezione. Devo stare attenta perché c'è un sacco di questa neve finta che ho paura che svolazzi ovunque. Allora ci sono due smalti, uno è questo argento metallizzato fighissimo, poi c'è questo viola, anche questo metallizzato, poi due ombretti, credo siano ombretti in crema, sì, uno è rosato perlato, l'altro invece è matte e viola scuro, stesso colore dello smalto. Poi due rossetti, che è davvero difficile aprire perché ho paura che questa neve finta finisca all'interno del prodotto. Poi questo bordeaux ciliegia,
E l'altro è invece... Oh, wow, quanto vorrei mi stessero bene questi colori. Questo è un viola intensissimo, molto bello. Il problema è che io, pallida come sono, questi prodotti non posso usarli se sono troppo scuri, di questa colorazione un po' pazza, anche se mi piacerebbe tantissimo. E poi Sig, poi ci sono due matite, no, una matita per gli occhi, se non sbaglio, sì, che è di questo grigio molto invernale, e poi c'è invece una matita labbra che è di questo viola, che sta da Dio con il rossetto viola, che io purtroppo non credo di poter mettere. Questo è un blush, oh che carino, oddio, ce ne è ovunque, che carino, bellissimo il packaging, questo rosa. Poi un blush anche super super portabile per me, un colore perfetto. E poi in quest'altra palettina, che cosa ci sarà? Secondo me sono ombretti, no? Polvere illuminante, viso, corpo. Oh, che carino! E questa è assolutamente una polvere illuminante, mi piace che sia così chiara, quindi posso utilizzarla. Poi mi sto sporcando comunque tutto. Poi voglio farvi vedere subito che cosa mi ha regalato Tomas, che questo pacchettino di Dior. Mi sono innamorata di questo quando l'ho visto, e eravamo nel negozio a Venezia, avete visto il vlog di quando eravamo lì, ma non vi ho detto che forse ve l'ho detto, boh, non mi ricordo, vi dico praticamente tutto, quindi poi penso no, probabilmente gliel'ho detto. Comunque quel giorno mi sono fatta sia io un mega super autoregalo per Natale, che poi vedrete, ma anche Tomas mi ha fatto il suo regalo per Natale, e c'era questo che mi piaceva un sacco, quindi Tomas ha approfittato, regalo facile se c'è qualcosa che mi piace, e me l'ha comprato lui, ma l'ho aperto oggi e non l'ho aperto prima. Oh, ma l'hanno cambiata, dietro c'è un fiocchetto, sono leggermente diverse dalle confezioni che avevano l'anno scorso, fino all'anno scorso, e all'interno, devo fare la musichetta, c'è questo bracciale della stessa linea del choker che ho anche in questo momento. Questa linea mi ha fatto impazzire, come sapete ho preso la t-shirt, ho preso un sacco di cose, ed ho voluto anche il bracciale, che non solo ha appunto la scritta Jadior con queste stelle, ma è anche molto dettagliato, perché all'interno, cioè dettagliato nel senso che ci sono molti dettagli, e dettagliato nel senso che all'interno ci sono anche un sacco di disegni, c'è il logo CD, c'è l'ape, c'è il numero 8, perché sapete che appunto Christian Dior era molto scaramantico, quindi ci sono anche i trifogli, e l'8 sarebbe il segno dell'infinito, credo, ed è stupendo, stupendo, non vedo l'ora di indossarlo, assolutamente lo porto alle Maldive. Secondo me ci sta benissimo con i bracciali che sto indossando anche oggi. Che cosa ne dite? Sono troppo contenta. Ma adesso lo rimetto subito nella scatola. Mi piace troppo lasciare le cose nella scatola per un po' dopo che ho aperto i pacchi. Lo so, sono fuori di testa. E poi ci sono i miei due autoregali più grandi. Questo è il primo. Anche qui potete vedere, si tratta del negozio di Cortina Franz Kraler, quindi già potete immaginare che si tratta di un brand molto succulento. E questa volta ho preso un nuovo paio di Louboutin. Mi sono fatta davvero tanti autoregali a Natale, li cercavo da un po' questi, e sono il mio terzo, quarto, non mi ricordo, paio di Louboutin. Ecco, questi sono due dust bag, ogni scarpa ha la sua dust bag. E poi qui all'interno, cioè, troppo carino questo sacchettino, qui all'interno dovrebbero esserci i ricambi per il tacco. Comunque apriamo insieme e vediamo di che cosa si tratta. Ta-da-da, ta-da-da. Sono questi stivaletti scamosciati con la classica, ormai lo sapete, con la classica suola rossa. Io porto sempre a fare la suola in gomma sulle scarpe, perché a parte che è pericolosissimo, sono lisce davvero, quindi si rischia di scivolare, non voglio nemmeno che si rovinino, quindi le porto sempre in un posto che so che ha le suole in gomma rosse dello stesso colore,
E quindi preferisco appunto metterci la suola in gomma sopra piuttosto che rovinare completamente questa scarpa. Ah, ok, no, c'è prima un altro regalino che vi devo far vedere. Con il pacchetto, sì! E questo è un cappellino dei Chicago Bulls. La persona che me l'ha regalato è stata negli Stati Uniti a vedere una partita dei Chicago Bulls, quindi Tomas ha ricevuto la felpa e io ho ricevuto il cappellino rosa. Oddio, è enorme, no? Ok, no, mi sta anche bene, dai, che carino. Poi arriviamo invece al mega auto regalo. E questo è un super regalo che mi sono fatta da Dior. Questo era tutto il fiocco attorno alla scatola. Sempre per il discorso di prima, che mi faccio sempre fare i pacchetti regalo, penseranno, guarda questa scema che si regala le cose e se le fa incartare come se fosse un regalo. Però a me piace così, che cosa vi devo dire? E questo, ok, questa è la scatola, si è capito, non so perché continuo a farvela vedere. Quando la apri c'è subito questa, la dust bag con questo cigno disegnato. Eccola qua, all'interno non so più cosa ci sia, immagino le istruzioni, il libretto insomma di manutenzione, che cosa ci sarà, non lo so, è tutto encelofanato, ma chi se ne frega, io non le apro mai queste cose, non le guardo mai, tipo come prenderti cura della tua borsa, butta, cioè non ho mai visto, e anche se sinceramente sarebbe utile andare a controllare, probabilmente questo è proprio il libretto insomma che ti spiega come prenderti cura. Ormai avete capito che si tratta di una borsa, perché non riesco a tenermi le sorprese, mannaggia a me, che vi dico subito di che cosa si tratta. Pronti? Siete pronti? Siete pronti? Un respiro, 1, 2, 3, forza e coraggio, ta-da-da, musichetta che non può mancare mai, ta-da-da, 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 ta-da-da. Vi è piaciuto questo stacco? Ed eccola, è la mia nuova Lady Dior, di questo bellissimo colore grigio perlato. L'ho provata anche in grigio normale, sono rimasta in quel negozio tipo per 2 ore e la ragazza di Venezia è stata carinissima, io l'adoro, andiamo praticamente sempre lì e quindi mi ha mostrato praticamente tutte le Lady Dior che avevano e alla fine ho scelto questa che è appunto grigio ma perlata. Mi piace troppo come è strutturata questa borsa, volevo forse prenderla nel modello più grande, ma a tracolla questa sta 1000 volte meglio rispetto al modello più grande. E questa non è come l'altra Dior che ho, che ha la tracolla tutta in pelle, questa invece ha la tracolla appunto con catena e il dettaglio in pelle sta soltanto sulla spalla. Costava anche un pochino di più perché avevo questa catena, non chiedetemi perché. Comunque, naturalmente, come tutte le Lady Dior, si può portare sia a mano che appunto a tracolla. E la adoro, sono troppo contenta. Allora, in realtà volevo prenderla rosa cipria, ok? Ma io ho troppe borse rosa, cioè non posso comprare un'altra borsa rosa. Addio, adesso la voglio anche in quel colore. No, Nicole, fermati. Comunque, ho troppe borse rosa, mi sono auto proibita di comprarne altre di quel colore, ma non ho nessuna borsa grigia, non vi sembra assurdo? E siccome è un colore che sta, insomma, che si può portare, insomma, portabile sia in estate che in inverno, insomma in qualsiasi stagione, super versatile, è un colore neutro, quindi sta bene un po' con tutto, l'ho presa appunto grigia. È la mia prima borsa di questo colore, non ci posso credere. Come tutte le Lady Dior ci sono i vari ciondolini con il nome del brand e all'interno questa si apre molto più facilmente rispetto all'altra che ho, che è in pelle laccata, e all'interno c'è, che cosa c'è? Qui c'è altre istruzioni sulla cura che nessuno leggerà mai, e poi c'è appunto la tasca interna, c'è ancora un po' di carta, e poi c'è la tasca interna. Non so se si riesce a capire, ma in realtà in queste borse ci sta parecchia roba, eh? Non pensate che siano così piccoline. Quindi, ok, Nicole, smettila. Quindi questo era tutto, credo di avervi fatto vedere tutto. Spero che vi sia piaciuto questo video. Scusate Gatto Denver che si fa sempre il bidet e cose varie, adesso si è messo a dormire. Quindi questo è tutto.
Fatemi sapere se vi è piaciuto il video, qual è il regalo che vi è piaciuto di più tra quelli che ho ricevuto, fatemi sapere, e fatemi sapere che cosa avete ricevuto voi, qual è stato il vostro regalo preferito che avete trovato sotto l'albero o che vi ha portato dopo Natale. Quindi io vi mando un bacio gigantissimissimissimo, mia family, io vi voglio bene e ci vediamo alla prossima. Ciao.